Siamo, diciamo, addirittura d'arrivo per quanto concerne la vicenda dell'iscrizione al campionato della Salernitana. Sapete benissimo che c'è una situazione da sanare inerente alla questione della multiproprietà con Lotito che è proprietario anche della Lazio e che l'articolo 16 bis della NOIF ovviamente non può detenere compartecipazioni in due società professionistiche. Aveva avuto la deroga per quanto riguarda la Serie C e la Serie B, ma adesso non è possibile. Si va verso questo trust che dovrebbe essere stato già depositato probabilmente, in quanto si ritiene che le offerte pervenute non siano, almeno a dire, a quello che si percepisce, ai rumors che sono arrivati in queste ore, non sono state esaurienti, soddisfacenti per la proprietà, quindi Lotito e Mezzaroma. Quello che non comprendo è che una società come la Salernitana, che è in bilico, è in una situazione, cioè al momento, che valore può avere una società che rischia addirittura la partecipazione al campionato, anche se poi qua bisognerebbe chiarire anche perché rischia la Salernitana e non la Lazio, comunque, o entrambe al limite. Ma al di là di ciò, è chiaro che la Salernitana può avere qualsiasi tipo di valore, può avere qualsiasi tipo di potenziale, può valere anche 100 milioni di euro, ma al momento è una società in bilico e quindi io credo che Lotito abbia tutto da perdere. Non accettare, se è vero che ci sono state offerte di 20, 30 milioni, in un momento in cui poi rischia veramente di perdere tutto. Rischi anche l'eventuale valore che verrà dato dal perito super partes, come si dice in queste ore, che sarà affidata a questa persona, a questo esperto, la valutazione della Salernitana. Io non credo che raggiungerà mai valore la quota che lui si aspettava di guadagnare. Si era parlato di 70, 80, ma forse 50, cioè non ci siamo, non credo che si arriverà a queste cifre. Quindi io non comprendo perché ritardare, mettere comunque a rischio, perché io non lo so se questo trust, come è stato confezionato, tra virgolette, dall'attuale società, poi vada bene alla FIGC, quindi spero di sì. Comunque, perché rischiare quando c'era la possibilità probabilmente di chiudere con qualcuno, cioè Raddrizzani è uscita allo scoperto, qualcun altro ha fatto anche pervenire un'offerta alla FIGC, ovviamente poi la trattativa va fatta con Lotito e Mezzaroma, mandarle alla FIGC è perfettamente inutile, però dico, per conoscenza è stata inviata anche a loro. Voglio dire, c'era la possibilità di chiudere questa vicenda in ben altro modo, perché voglio dire, non è detto che tra 2 mesi, tra 3 mesi, si arrivi ad avere una soluzione certa, ci sia qualcuno che offra magari la cifra stabilita dal perito. E se questo, diciamo, non lo so, voglio dire, mi sembra veramente stucchevole questa situazione, perché si poteva tutto risolvere nei tempi previsti dalla FIGC. Ripeto, uno dice, a meno che uno non voglia andare al braccio di ferro con la federazione, in quanto dice io mi sento espropriato, usurpato di una mia proprietà, che non ho potuto vendere come potevo vendere, in quanto esiste una regola che io credo che non sia giusta. Però questo è un altro discorso, perché comunque Lotito si è iscritto quando ha deciso di fare 10 anni fa il bando. Per rilevare partecipare al bando per rilevare la Salernitana, sapeva quali erano le regole. Le regole poi non sono state modificate neanche nel momento più favorevole a lui, che diciamo con Tavecchio presidente. Addirittura è stato dato il via libera alle squadre B, cosa che poi ha fatto solo la Juventus. In quel momento, io credo che già in quel momento la situazione della multiproprietà non doveva più sussistere, perché se un club ha la possibilità di iscrivere un'altra squadra in una serie inferiore per valorizzare i propri giovani, i propri talenti, quello che volete voi, i tesserati, non aveva ragione di esistere. Invece poi è stata fatta addirittura la stessa cosa con il Bari, dando l'autorizzazione a De Laurentiis ad acquisire
il Bari. Quindi voglio capire, cioè, a questo punto, siccome le regole sono queste, lo Tito veramente è all'angolo. E fare una guerra, un muro contro un muro con la FIGC non so dove porta, però dovrebbe dire apertamente che questo è l'obiettivo, perché io non credo che fare il tras è tra 10, 20, un mese, voglio dire, non è che ci sarà un guadagno superiore rispetto, non lo so quanto sarà valutato l'appetito, ma io non credo che sia la cifra che lui si aspettava, o che, non lo so, cioè mi sembra incredibile, perché in questo momento la Salernitana è una società in bilico. Ripeto, faccio sempre questa domanda: quanto può valere una società che è in bilico, ha un titolo di Serie A, però non ha la certezza di disputare questo campionato per un problema normativo? Quindi tutto quello che volete, avrà il parco giocatori, avrà un valore, un determinato valore, sia per il titolo sportivo, per i diritti televisivi, però c'è questa norma che ti impedisce proprio di disputare, cioè ti potrebbe impedire di disputare il torneo. Voglio dire, a questo punto non so perché proseguire, questo è un braccio di ferro e non chiudere prima. Questo è quanto. Io spero che la situazione si risolva nel migliore dei modi. I tifosi della Salernitana meritavano di vivere diversamente questo ritorno in Serie A dopo 22 anni, e invece si ritrovano a tribolare ancora una volta. Credo che una soluzione nel bene, in qualche modo positiva, sarà presa, forse non quella che si attendevano tutti i tifosi, che dovranno comunque aspettare, si arresteranno tra coloro che sono sospesi e aspetteranno magari da qui a un mese di conoscere chi traghetterà, chi condurrà la Salernitana effettivamente in Serie A, sperando che poi si possa operare tranquillamente anche sul mercato, ripeto. Ammesso che tutto questo, tutto quello che è stato stabilito in queste ore con il Tras abbia il benestare, il beneplacito della federazione. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata.